Ovviamente, come al solito, non era nessuno. E allora perché suoni tre volte? Direi io. Ma cerchiamo di tirare giù questo. Ottimo! Ma tirare giù anche questo, che è senza scudo e potrebbe infliggere discreti danni. Oh, sì. Sì, sì, gli arcieri danno davvero un sacco di soddisfazioni dal mid game in poi. Cos'è, dove è posizionato questo tizio qua che viene sempre focussato? Boh, perché quelli vicino all'esterno prendono sempre un sacco di danni. Non so. Spear wall, questo passiamo, questo passiamo. Mettiamo un riposo su lui, cioè che se viene attaccato corpo a corpo in automatico contrattacca. Che spende energia per farlo, però vorrei che non mi attaccassero lui, visto che ha un pochettino di guai già di salute. Ok. Ok, lo Spear Wall ha funzionato ottimamente. Aia, no bueno. Ah, questo qua è senza scudo. Avevo 82% e niente, fallito. Ma i focus sono sempre questo tizio qua. Non so perché attaccano sempre in questa zona. 62, andrei su 62 mi sa, eh. Ma buonissimo. E niente, è troppo easy tag ormai. I thugs. Questi sgherri da 4 soldi. No, però quello sta per scappare perché ho attivato solo lo Spear Wall. Devo attivare il cane, assolutamente. Perché... niente. Devo avanzare. Perché qua stanno per scappare tutti. Essendo di livello basso, loro hanno poco morale e quindi... tanta voglia di scappare. No, si sono switchati! Cribbio, anche lui sta per scappare. Dobbiamo fare pressione, perché se scappano non prendiamo loot per niente da loro. Né esperienza. Tu vai qua. Libera il cane. Ok, il cane si è piazzato in buona zona. Allora, chi tiro giù? Tiro giù questo o questo? Mi sa che mi fa bene più questo. E faccio di nuovo... ok. Quello è andato qua, 44%. Rischio di colpire i miei, ci proviamo, ci proviamo. E niente, ho colpito lui. Porca miseria, gli ho fatto una... Pierced Side! Gli ho pure creato una ferita. Niente, missato. No, vediamo di non rischiare troppa gente, visto che... No! Porca miseria. Sposto lui, sposto lui. Ok, è andato. Tu muovi qua e attacca, ok. Quello non dovrebbe sopravvivere comunque. Niente. Dribbla. Ok. Tu, beh, ormai non servi a granché, ma muoviti in questa direzione. Ok, diamogli un po' di danni, che così magari non scappa. Ok, andata. Questo ancora non sta scappando, quindi lo tireremo giù senza problemi il prossimo turno. Allora, diamo, niente. Cane. Ah, ok, ora sta per scappare. Niente, non rischiamoci altre ferite dalle nostre stesse frecce.
Non mi ricordo bene come funzionano i flail. Questo qua fa 25-55 alla vita, di cui tra 0 e 16 posso ignorare l'armatura. E fa 20, da 25-55 danni all'armatura. Questo qua, che crea più, consuma più stamina, fa lo stesso tipo di danno, però colpisce la testa questo. Questo qua ignora gli scudi. Ok, che potrebbe essere molto buono. Però andrò sulla testa visto che ce l'ho. Niente, ce l'aveva scoperta, ma nulla. Non ci arrivo. Niente, morirà prima che gli altri possano arrivare intorno. Adesso proverà a scappare. No, ok, l'abbiamo tirato giù prima. Oh, è salito di livello, il nostro livello 1. Ottimo. Allora, loot. Ah, un po' di monete che non fa male. Un po' di tools. Due medicine, ma ce ne serviranno di più dai danni che abbiamo preso. L'altra è tutta roba abbastanza poco utile. Per carità, qualche soldino, ma niente di che. Andiamo qua a vendere un po' di roba, già che ci siamo. Ah no, facciamo salire di livello i nostri tizi. Poi magari farò un secondo video in cui faremo effettivamente lo scontro con i goblin. Allora, lui abbiamo bisogno che sia buono di melee skill più 1, è davvero scarso, però ne abbiamo bisogno. Metterei ancora più stamina, più resolve, non lo so se mi serve. Mettere più difesa, più difesa corpo a corpo. E che cosa lo specializzo? Lo specializzo in non ha penalità quando è circondato. Potrebbe essere una buona cosa perché gli estremi possono essere circondati facilmente quando c'è tanta gente, quando ci sono tanti nemici. Oppure specializzato in armatura pesante. Puoi passare in mezzo alle zone di attacco. No, io direi underdog. Sì. E chi è salito di livello? Lui, Wilderic, a cui darei. Allora, di stamina non ha tantissimo. Direi più quel più 4 viene molto bene. Anche di morale non ha tantissimo. Però un più 2 di melee attack ci sta. E un più 3 di difesa, sì, perché davvero prende davvero tante botte lui. Cosa gli do? Non mi serve soltanto un underdog, forse un rotation potrebbe servire di più. Shield Expert, Anticipation, Backstabber. Non ho tanto di iniziativa comunque. Fortified Mind, Holdout. No, metterei così così Executioner. Per cui quelli che hanno dei danni vengono colpiti più facilmente. Hildelbert, che quello nuovo. Allora, io ho bisogno che tu abbia una buona ranged defense e tu abbia un buon attacco. E ti facciamo salire anche un pochettino la vita, visto che non ne hai tanta. Poi avrò bisogno di metterti un po' più stamina. E che cosa gli diamo? Gli diamo adrenalina, visto che è nella seconda fila. No, no, gli diamo student, ha bisogno di salire di livello in fretta. Va buono. Allora, ci fermiamo poi col video quando arriviamo a Sudshanze. Che tra l'altro è una buona città per vendere la roba. C'erano, se non sbaglio, le cose a buon prezzo. Ecco, anche le medicine non costano molto. Potrei comprare delle medicine. Potrei comprare dei tools per riparare le mie armi. Allora, vediamo cosa vendiamo. Questo è solo 147. Porca miseria, allora. Vendiamo questa danneggiata, questo danneggiato, qualcosa me lo tengo.
Woodcutter X, ma no, tengo questo che fa molto più danno. Queste due le vendo via. Questo lo vendo, non mi piace. Qua vendiamo questa qua. Martello da guerra può servire, quindi lo tengo. Tutte queste accette non mi servono. Anche perché Hand X è molto più interessante, no? Sì. E ne vendo due. No, sono pieno di accette qua. Allora, le daghe possono sempre servire, quindi le tengo. Via questi scudi che non mi piacciono. Questo via, questo è troppo scrauso. Questo non mi serve, questo non mi serve, questo non mi serve. Gli altri li tengo, no, questo anche non mi serve. Di armatura che dobbiamo? Una da 50, una da 95, una da 65 e una da 115. Quella da 65 posso anche buttarla, cioè venderla. 115, 95, 50, vabbè, un po' di cose miste me le tengo se ho bisogno di sostituire l'armatura a qualcuno. Questo, il vino lo stanno bevendo, quindi lo terrei. Niente, tutto è posto a posto. Cibo, compriamo un po' di cibo che non costa tanto. Ma ne abbiamo, 58 ci durano... Ah, no, poco più di un giorno, quindi prendiamo altri 25 di cibo. E... un po' di medicine e di tools che non fanno mai male. Tanto soldi ne abbiamo per ora. C'è qualcuno da ingaggiare qua? Non so, potrei iniziare a sostituire gli arcieri, ma ho già quell'altro che deve salire di livello, quindi sostituirli tutti in un colpo solo non mi conviene. Un altro cane potrei comprare. Non sarebbe una cattiva idea avere un altro cane. Mettere all'altro capo, tipo qua. Lui ha qualcos'altro? Ah, ma tanto il cane è in quello slot là. Ah, lui deve essere anche di livello, scusate. Allora, gli mettiamo più 2 di melee. Più 3 di resistenza in melee. No, lui ha bisogno di fatigue. Iniziativa non è male. È un po' più di difesa, ci sta. Però è buono lui. Per il fatto che abbia le doppie difese buone qua, non è male. Anche se 56 al livello 7 non è tantissimo di attacco melee. Cosa gli do? Cosa gli do? Gli do Underdog anche lui, visto che è nel lato esterno. Comunque no, sto dicendo che il cane va in quello slot là, quindi un altro cane a 300 potrei anche comprarlo. Se prendiamo un altro cane e lo mettiamo a lui. Ok, così possiamo anche liberare un cane dall'altro lato, può sempre servire. E niente. Usciamo dalla città e salviamo. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buona giornata.